avete visto tutti, arrivando fin qui, il padiglione 5 che rappresenta la situazione dei comuni che si trovano nella zona cosiddetta del cratere. Non so se vi siete fermati a guardare i diversi stand, box che sono di molti dei comuni colpiti, troverete molte difformità, vedrete anche alcune cose che a me hanno fatto male come un pugno nello stomaco, nel senso che abbiamo visto le cose delle quali parliamo, le chiese che vogliamo restaurare, quelle per le quali ci stiamo battendo e stiamo lavorando per ricostruire, per riparare. E però vediamo dei progetti che speriamo non vengano attuati, ma a quanto pare la cittadinanza è stata convinta che quelli vanno bene, quelli sono sicuri e quelli possono essere finanziati col denaro pubblico sottratto all'effettivo compito indispensabile, al dovere di recuperare i monumenti, ma anche gli interi centri storici rovinati dal sisma. Sappiamo che Italia Nostra ha come suo obiettivo quello della tutela dei centri storici, ma anche delle case rurali, anche del paesaggio. Noi in questo sfacelo, in questa disgrazia che ci colpisce tutti, anche quelli che non sono direttamente toccati, notiamo però che c'è una mancanza di preparazione scientifica, di volontà e di conoscenza delle regole, perché effettivamente qui di restauro è difficile parlare. Nel restauro sono compresi tutti quegli accorgimenti tecnologici innovativi, sì, e tanto, ma innovativi nel senso di una diagnosi più precisa, di misurazioni perfette, di materiali che si stanno perfezionando e migliorando dopo tutti gli errori fatti in tanti cosiddetti restauri passati, senza neanche citare il Duomo di Assisi, ma insomma ormai le esperienze sono tante che ci consentono di dire che certi tipi di appesantimento delle strutture storiche sono deleteri, mentre il mantenimento di quelle strutture con materiali leggeri, tecnologie davvero nuove e efficaci, sono in grado di dare un grado di sicurezza altrettanto forte quanto le nuove costruzioni. Non è vero né che restaurare e riparare costi di più, ma neanche che sia meno sicuro da un punto di vista sismico. Il fatto è che quest'area non ha un'esperienza di terremoti. In quest'area si pensava che non esistesse questo problema, ci si era dimenticati che 500 anni fa era già successo e quindi si andava avanti evitando di approfondire il problema. In altre aree, come la Romagna, ma come l'Umbria, le Marche, dove questo fenomeno purtroppo è ricorrente, ci sono tecnici preparati, ma i nostri tecnici che sono venuti in questi comuni a cercare di dire ma guardate, queste cose si possono riparare, si sono trovati davanti tanto le amministrazioni quanto i cittadini che non si fidavano e per di più non abbiamo appoggio, cioè le amministrazioni sembrano assecondare pur dichiarando che non vogliono, che vogliono fare i lavori molto mirati, precisi, evitare infiltrazioni mafiose, evitare getti di denaro inutile, ma si stanno tutti orientando verso una possibilità di rinnovare per dimenticare, di costruire altro. E se voi vedete in queste mostre che sono nel quinto padiglione, trovate dei progetti che parlano da soli. Crediamo che se l'anima dei nostri centri, come Crevalcore, come Finale Emilia, come San Felice sul Panaro, come Concordia, vanno avanti con quei progetti, io li ho fotografati, ma qui non ce n'è bisogno, li potete vedere tutti, se vanno avanti con quei progetti davvero ci troviamo senza più i nostri centri storici, un territorio sparito. Non è potuto venire oggi per problemi di salute, questa notte è stato male, Cervellati. Mi ha fatto una lunghissima comunicazione di almeno mezz'ora per dire quello che avrebbe voluto dire e ci manca molto la sua presenza, però certamente recupererà nel grande incontro che stiamo promuovendo oggi, perché è a quello che ci rivolgiamo ed è quella l'occasione per affrontare questi discorsi, non tanto da un punto di vista tecnico e scientifico, su quello ci sono i protagonisti di queste operazioni che sono in grado di darci tutta la documentazione che vogliamo per soddisfare la nostra curiosità ma anche le nostre preoccupazioni. In realtà noi vogliamo coinvolgere
tutti gli storici d'Italia e i cittadini interessati e tutte le associazioni che si preoccupano di questo problema, della mancata ricostruzione dei nostri monumenti e dei nostri centri storici, vogliamo coinvolgere in un'azione dimostrativa. Vogliamo che siano loro a dire no, noi vogliamo ricordare la nostra memoria, la nostra immagine, le cose che stiamo perdendo e che non sono ancora perse del tutto, le abbiamo negli occhi, i materiali sono ancora a terra, molte volte addirittura accumulati da studenti che hanno passato l'estate a lavorare per non perdere neanche un mattone, per salvare tutto quello che c'era perché potesse essere ricostruito. E poi invece si va a dibattere sulle teorie del restauro, qui a situazione avvenuta, ancora calda, con le rovine ancora in terra, e si discute non com'era, non com'era, sappiamo tutti che quando ricostruiamo un monumento non è più quello originale, ma ci sono tutti i segni da lasciare per poterlo far sapere a tutte le generazioni future. Ma dobbiamo anche ricordarci che se cancelliamo quelle cose e mettiamo altre, e vediamo che non sono solo alcuni monumenti stravolti, ma sono proprio le piante delle città, l'essenza stessa dei centri storici. Vediamo Mirandola, una città che è un cerchio, era circondato dalle mura stellate, la patria dei Pico, il regno dei Pico, era un centro che aveva una sua fisionomia ben precisa, come tanti altri della nostra pianura. Ebbene lì vediamo dei progetti che, con l'idea di volere inserire qualcosa di utile per i cittadini, quindi le case popolari certamente utili, e anche hanno cominciato ad accettare il nostro slogan non più consumo di suolo, rimaniamo nel terreno già edificato, non c'è bisogno di allargarci ancora nelle campagne. Ebbene, con quella giustificazione lì però penetrano con dei cunei dentro a questa mirabile perimetro di un centro storico che aveva tutte le sue curvature, le sue viabilità, che avevano un certo disegno, con un cuneo, perché sono case popolari, che sfonda e fa dimenticare anche il disegno urbano. Ci sembra che le università sbaglino, si cercano di allevare degli studenti, dei ragazzi entusiasti su questi progetti. La fantasia va sviluppata, ma va sviluppata con una bella e chiara differenza tra la norma e la fantasia. E occorre mettere anche delle idee nuove, ma intanto abbiamo tante periferie da redimere. Abbiamo tante cose da cambiare e da migliorare, ma i nostri centri storici sono il nostro tesoro, dobbiamo conservarli. Quindi questa idea di lasciare allargare la fantasia per andare avanti con progetti non giustificati, addirittura un giovane insegnante che insegna qui all'Università di Ferrara, che lavora per un laboratorio di diagnostica e anche di analisi molto dettagliate, di rilievi, per restituire i monumenti in tutte le loro specificità e anche mantenere un controllo continuo nel tempo delle diagnosi fatte. Bene, mi diceva che era stato coinvolto per rilevare una chiesa sulla quale occorreva ripristinare una copertura, tanto per non far deteriorare ancora più i materiali. Nel rilievo esattissimo che aveva fatto si è trovato il progettista, che lo ha rimproverato perché si era sbagliato, aveva disegnato un'ellisse anziché un cerchio, perché loro la copertura l'avevano già progettata come un cerchio, cioè neanche capaci di misurare. E allora che credibilità hanno queste persone, che insomma, un po' più di modestia e un po' più di serietà. La politica dei centri storici è nata qui, la tutela dei centri storici è nata qui, c'è un istituto per i beni culturali in questa regione che ha raccolto in 40 anni 100.000 pezzi di documentazione di questi centri, anche di quelli che oggi sono distrutti, e ci sono tutti gli elementi per vedere com'erano, dalle foto aeree ai catasti storici. Si fanno delle operazioni, delle analisi, e sono state fatte di grandissimo dettaglio utilizzando questi materiali per dare delle indicazioni su come intervenire. E il problema è che non vengono chiesti. Tutti questi materiali raccolti dentro all'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna, la Regione, il nostro commissario, non li ha chiesti, non li ha voluti per organizzare questo intervento, questa serie di interventi. E questo è il problema. Cioè, dobbiamo farci ascoltare.